genitori, di queste famiglie che non capiscono tante cose, non capiscono il dolore, non capiscono il desiderio di trasformarsi in Sabrina nella figura di uno dei racconti successivi, non capiscono certamente il ragazzo che si droga, non capiscono, ovvio che non capiscono, ma c'è una tenerezza che poi viene fuori in particolare nella storia di Simeone, nel come questo papà Ettore per tutto il resto della vita accudirà Simeone. Ed è una tenerezza inserita in ambienti casalinghi che dovrete leggere con attenzione, perché non si perde in chiacchiere Sara quando descrive le case, ma come le descrive voi avete immediatamente capito da alcuni particolari che tipo di casa è, e potreste esserci stati mille volte in una di quelle case lì e vi ci ritrovate. Non è magari casa vostra, però ripeto, non è una scrittrice descrittiva che cominci a pagina 1 e a pagina 50 sta ancora descrivendo la carta da parati, però qualche accenno su un comodino, su una lampada, su alcuni libri, sulla carta da parati c'è, quel tanto che noi abbiamo capito di che atmosfera e di che casa si sta parlando. Scusami, se devo parlare bene, voglio farlo bene. Aiutami.